Non c'ho un buon rapporto con i fallimenti. Superare i fallimenti per me è stata sempre un'impresa difficile e me la sono sempre dovuta sbucciare da solo. E nel periodo passato ho avuto proprio la sensazione di camminare nelle sabbie mobili. A volte mi chiedono come faccio a essere motivato e motivante, semplicemente non lo sono, anche io ho momenti difficili e capisco che abbiamo bisogno di capire insieme. Come superare un esame andato male, con un voto differente da quello che ci saremmo aspettati in relazione all'impegno che ci abbiamo messo, o anche se non abbiamo dato abbastanza esami nella sessione come avremmo voluto e ci si accumulano per la prossima. Voglio parlare con voi di come affrontare i fallimenti, come superarli, rimettersi in moto. Quindi se state attraversando, avete attraversato un periodo come questo, ci tengo a dirvi che mi dispiace e che possiamo farci qualcosa che è molto di più di sforzarci di alzarci col sorriso. La mattina. Quel momento, secondo me, può servirci per trovare le forze, la rabbia da investire per rimetterci sotto, anche se l'esame ci fa schifo, perché è quello che dobbiamo fare: rimetterci a studiare, rimetterci a lavorare, nonostante tutto. Vediamo che cosa fare in quei periodi in cui tutto sembra andare male, che ogni volta che risolvi un problema te se ne presenta un altro che sembra la scaletta di un pollaio. Quello che non posso consigliare è di paragonarci a persone famose che nonostante tutti i fallimenti nella loro vita ce l'hanno fatta. Quello che voglio dire è che abbiamo la forte tendenza, quando le cose vanno male, a fare un sacco di paragoni che sono verso appunto personaggi famosi che sono, come dicevamo, dei casi isolati, di cui non possiamo sapere veramente perché poi gli sia andata bene. E verso altri che sono molto più vicini a noi, possono essere dei colleghi che quell'esame l'hanno superato e diventiamo un po' invidiosi del perché loro ce l'hanno fatta e noi no. Trovo che sia un bellissimo consiglio quello di fare il tifo per te. Se non fai tu il tifo per te, non lo fa nessuno, a parte i tuoi genitori e poche persone veramente care. Il resto della gente è troppo concentrato su se stessa, quindi concentrati su di te, che non significa credici forte forte finché te ne convinci. Significa fai il tifo, incoraggiati continuamente, stabilisci che qualunque cosa accada, le difficoltà che stai provando in quel momento sono temporanee, prima o poi finiranno. Se hai abbastanza pelo sullo stomaco e se continui a impegnarti è inevitabile. A quel punto è il caso di fare un'analisi degli errori. Per esempio, magari hai studiato in orari sbagliati, ti sei messo degli obiettivi troppo alti, troppi esami tutti insieme, hai messo nello zaino troppo peso, volevi dare 5 esami nella sessione e ovviamente 3 non li hai passati. Oltre all'analisi degli errori, ci dobbiamo rimettere a studiare e mantenere quello che abbiamo studiato, quello che di buono abbiamo fatto nelle settimane passate, attraverso, per esempio, la ripetizione a intervalli di cui abbiamo parlato in un altro video e che con gli allievi del Memovia Origin usiamo abbastanza. E poi continuare a sperimentare il nostro modo di fare le cose, provare dei modi alternativi di studiare e dei metodi che fino a quel momento non abbiamo mai usato e magari provare a eliminare quelli che non hanno funzionato, senza incaponirci, per esempio, a continuare a fare riassunti, schemi, che è come dire che una barca, dopo aver dato una strusciata a uno scoglio, punta dritta verso un altro. Se gli schemi e i riassunti per quell'esame non funzionano, non li usare e fai altro. Un esame non si passa perché è un po' come sbattere il mignolo al comodino. Questo è conosciuto in psicologia e quando, perché ci siamo appena svegliati, magari di notte, non ci siamo resi conto dello spazio intorno a noi e del nostro corpo, cioè dei nostri limiti fisici. Un esame non passato e il dolore che ne deriva, come quello di sbattere il mignolo al comodino, è un segnale che forse non ci siamo resi conto dei nostri limiti mentali, che ci siamo maltrattati, che ci siamo detti delle cose molto giudicanti mentre studiavamo o all'esame stesso. Adesso mi scordo tutto, non riesco a rispondere, che vergogna, cosa penseranno di me, adesso mi maltratta. E un autoesame del genere non ti porta più a fare gli stessi errori nella prossima sessione, quando ripreparai quell'esame, non ti sovraccarichi più come hai fatto in passato, non ti dici più quelle stupidaggini nelle orecchie continuamente che sembrano catene che hai legate alla vita e ti impediscono di muoverti se non con una zavorra di tonnellate dietro.
Ora vi dirò una cosa contraddittoria. Dal lato dobbiamo capire che un esame non passato non è la fine del mondo. Mi piace quello che diceva mia nonna: quando ti sposi non te ne ricordi. Per dirmi che dovevo ridimensionare quando stavo lì a rovellarmi su delle stupidaggini che poi reale importanza non ce l'avevano. Dall'altro lato però non puoi neanche accettare che le persone vengano e ti dicano: ma sì, ma dai, fregatene, cosa vuoi che sia? Che un esame non passato può essere molto importante per te, per la tua autostima, il senso di autoefficacia, perché è pur sempre una prova in cui la tua competenza e, passami il termine, intelligenza vengono messe alla prova da un professore e nel confronto con gli altri, col professore stesso, con le tue stesse capacità. Una cosa che ho imparato a fare ormai e che vi consiglio quando le cose vanno veramente male è di chiedere aiuto, perché no, se ci rendiamo conto che non siamo in grado, che abbiamo delle grosse difficoltà anche dal punto di vista emotivo, abbiamo bisogno di un po' di sostegno, noi siamo abituati a caricarci tutto sulle spalle sempre da soli, almeno a me succede questo, e non mi piace perché mi chiudo in un bozzolo in cui non c'è possibilità d'uscita e, come ho detto all'inizio, me la devo sbucciare da sola, e invece ci sono persone là fuori che possono farci sentire il loro appoggio e aiutarci a sentire un po' meglio. Se hai bisogno di sfogarti, di piangere, di disperarti per un po' di tempo, fallo, non negare queste emozioni, perché le emozioni, quando vengono negate, si incistano e escono fuori da altre parti. Io sono fissato con questa cosa: meglio tirarle fuori subito per tutto il tempo che hai bisogno. Più le tiri fuori e le sfoghi, più svaniranno, perché si sentiranno accettate e ascoltate le tue emozioni, e lasceranno spazio a te, persona, che ricomincia a funzionare e a impegnarsi. E questo è un grande segreto, che poi segreto non è, che se ci sentiamo meglio riusciamo a ripartire. E l'ultima, la chiave di tutto secondo me, è farci il domandone: per chi lo faccio? Per chi mi impegno? Perché? Qual è il mio motivo? Che obiettivo mi sono messo? Che valori ho? Perché scelgo di studiare medicina? Perché ho deciso di provare il test? Perché sto studiando per quel concorso? Perché voglio passare diritto privato? I perché sono importanti se si danno le risposte giuste, ma devono essere i perché giusti. E la domanda per chi ha una sola risposta: per noi stessi. Perché noi desideriamo arrivare a un livello più alto rispetto a quello a cui siamo adesso. Da questo punto di vista non è male immaginare il proprio futuro, o anche tanti futuri, tutti differenti, tutti belli, in cui le persone a cui vogliamo bene gioiscono con noi e noi lo facciamo anche un po' per loro. Mi sono ripromesso di leggere il libro L'arte di sbagliare di Schulz, quando lo leggo ne parliamo. Nel frattempo spero che questo video vi abbia dato una spinta, un po' di coraggio e un minimo di voglia in più di ricominciare. Che il messaggio è che si può fare, ce la possiamo fare, e nella nostra community abbiamo l'abitudine a fare cose che gli altri non riescono, e questo mi rende molto orgoglioso di farne parte. E ci aggiungo pure una frase che mi piace tanto e mi aiuta nei momenti di difficoltà: Socrate ha scritto essere e fare. Quindi non importano i fallimenti che stai vivendo, o il desiderio di superare i fallimenti, o le idee su come farlo, i programmi, gli obiettivi, importa che ci rimettiamo a fare. Grazie per aver guardato fin qui anche oggi. Scrivetemi nei commenti come vi sentite in questo periodo, se le cose sono andate tutte come desideravate e cosa sentite di poter cambiare per farle andare meglio. Se vi è piaciuto, mettete un like e condividete il video con qualcuno a cui le cose non stanno andando benissimo e ha bisogno di sentirsi dire queste cose. Adesso possiamo continuare a stare insieme con i video che stanno per apparire qui accanto, e mentre vi iscrivete al canale e mi scrivete nei commenti, io rispondo sempre, continuo a studiare, ricercare, sperimentare. Ci vediamo qui molto presto.